Salve a tutti carissimi, bentornati in questo spazio. Allora, attraverso questo video desidero iniziare una serie di momenti che faranno parte di una rubrica che ho deciso di chiamare Le tre stelle dei Brothers in Arms. E questa rubrica vi parlerà di luoghi, attività, persone che ho conosciuto, che conoscerò, che ritengo affini al nostro modo di vivere e di pensare. Quindi può essere una trattoria, un ristoratore, un artigiano, un piastrellista, un musicista, un cantante, qualunque cosa rientri nel mondo della creatività, della condivisione, della relazione, del contatto, del vivere e vibri all'interno della dimensione delle tre stelle di cui abbiamo sempre parlato, le tre sempiterne stelle, verità, amore e bellezza. Faccio questi approfondimenti, non pagato. Ci tengo a precisarlo perché poi qualcuno, sapete, c'è sempre. Ma sarà stato pagato? No, no, l'ho preciso, assolutamente non vengo pagato da nessuno, sono cose che nascono spontaneamente, devo incontrare un luogo, una persona deve nascere un qualcosa, più che altro sono meccaniche divine, direbbe il grande Battiato. E ci tengo anche che le cose rimangano così, proprio per stare fuori da qualunque tipo di vincolo o chissà cos'altro. L'altro aspetto, perché questa cosa? Un altro motivo, proprio per dare valore a quelle cose che sono fatte con amore, in verità con bellezza, nella bellezza, ma alcune volte rischiano di svanire proprio perché non hanno la forza economica, perché le persone molte sono sciocche, non avvisano le altre, non condividono i posti belli, non sanno neanche più riconoscere tanto la bellezza dal mio punto di vista, perché se una cosa è pubblicizzata diventa bella, se non è pubblicizzata non è bella. Quante cose anche attraverso la rete di musicisti, di cantanti, esistono? Ma non, magari dicono anche cose in controtendenza, veramente diverse, però non essendo pubblicizzate e veicolate dai grandi sistemi di potere, spariscono. È fondamentale che condividiamo fra di noi ciò che è bello e che permettiamo a ciò che vive in verità, amore e bellezza, permettiamo che sopravviva. Perché secondo me proprio c'è l'intenzione di non far sopravvivere certe cose. Allora, quest'oggi vi farò incontrare la proprietaria di una trattoria e che ritengo anche eroica per certi versi, perché oggi aprire un qualcosa che è relazione, contatto nel mondo della ristorazione, cioè bisogna essere geniali, folli, pazzi ed eroi. Però io le auguro il meglio e che vadano alla sua trattoria il maggior numero di persone, perché appunto credo che certi posti, certe atmosfere debbano continuare, debbano sopravvivere. Bene, quindi partiamo con la trattoria al contadino di Ornella, che ho avuto il piacere di conoscere quest'estate fuggendo dai caldi funesti della città. Allora, questa trattoria la trovate andando a Mure. Qua sotto vi metterò il link, tutto però semplice, basta scrivere su Google Maps trattoria al contadino Mure, frazione di Molvena. Allora, che siate di Vicenza o fuori, io vi invito a visitare quei posti e passare alla trattoria al contadino. Perché visitare quei posti? Perché sono, secondo me, fra i più bei posti di Vicenza e provincia. Posti stupendi in generale. Diciamo che questa trattoria è situata nella linea della Pedemontana che ha a poca distanza comuni come Marostica, che è famosa per la partita a scacchi nella piazza degli scacchi, Bassano, il ponte di Bassano, la bellezza di tutta la città di Bassano col suo stupendo fiume che l'attraversa. E poi lì vicino c'è un piccolo paese che vi ho già fatto vedere altri video in passato, Breganze, con tutte le sue colline intorno, ci sono delle cantine per chi ama il vino meno note, magari delle più importanti, a mio avviso molto più delicate, più raffinate, più buone. Ad esempio ve ne suggerisco così al volo un paio, Cabiasi e Coldovigo, Cabiasi, Coldovigo, Breganze, Coldovigo, Cabiasi, San Giorgio di Perlena, sono tutte lì vicinissime. Altra cosa che trovate sono maneggi,
possibilità di escursioni, bed and breakfast, quindi se qualcuno vuole fare un giro in quelle zone, secondo me trova un'infinità di attività e di cose belle da vedere, da fare, eccetera. Quindi, motivo per, anche se siete da città vicine, non lo so, Padova, Milano, non lo so, New York, dove volete, insomma, perché non fuggire dalla città e trasferirvi? No, anche non troppi comunque, perché in un certo senso quelle zone fanno parte del mio piano B. Se continuiamo così, cerco un rifugio da quelle parti. Allora, la trattoria del contadino di Ornella, c'è l'amore di Ornella nel gestirla, la bellezza del posto, la verità, in senso l'onestà, la verità sempre di Ornella che gestisce questo posto. Quindi io gli do 3 stelle piene dei Brothers in Arms. Vi faccio vedere alcune cose che ho girato lì al momento in rapidità e basta, vi saluto, andate a fare un bel giretto, se andate lì magari dite siamo finiti qua attraverso le 3 stelle del sito Dadrim, così almeno se torno a visitare, a salutare Ornella, so anche un po' il risultato di questo mio lavoro. Allora partiamo, questo è il panorama che si apre dalla terrazza, stando seduti sulla terrazza della trattoria. Questa è un'altra parte della collina, sempre lì accanto, diciamo la parte est, dove appunto si vede anche Bassano, il Bassano è là dietro. Eravamo verso sera, aveva appena smesso di piovere, ci ha offerto questi arcobaleni incredibili. Qua sto facendo il giro a 360 gradi, quindi ritorno al campanile di Mure, sono nuovamente sulla terrazza della trattoria del contadino. Ecco, infatti qui si vede anche un pezzo della terrazza. E brevemente alcune immagini dei piatti che ho raccolto da internet, già che io non è che mangi molto e non mi sono messo lì a chiedere primo, secondo, terzo. È cucina tipica veneta. Bene, vi faccio conoscere Ornella, un salutino e poi ci salutiamo noi. Ornella, finiamo il giro. Vuoi dire qualcosa ai nostri... Non lo so, invitali a fare un giro qua. No, li invito io allora. Bravissimo, va bene. Faccio fare a te. Allora venite a mangiare da Ornella al... Trattoria Contadino. Fantastico. Eccoci qua carissimi, giretto fatto, posto visitato, qui sotto vi ricordo il link per chi avesse problemi, perché so che alcuni hanno problemi a trovare il link in Facebook, basta scrivere su Google Mure, frazione di Molvena, Mure, trattoria al contadino. Scrivetemi un po' cosa ne pensate qui sotto di questa rubrica e spero di proporvi molte altre attività, posti, persone, cose veramente fatte bene, in verità, amore e bellezza. Vi mando un carissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!